Muriaglio, ieri e oggi. Muriaglio, ieri e oggi, è una vera e propria passeggiata tra presente e passato del piccolo borgo che si snoda attraverso tutte le vie del concentrico. Un viaggio in un tempo fatto di piccole gioie e genuini momenti di aggregazione. Le immagini d'epoca sono state poste lungo la strada per Castellamonte, strada per Campo, via Principale, piazza Fontana, via Rua e via Micheletto. Si tratta di finestre sulla memoria poste nello stesso luogo a distanza di decenni. Volti di persone ormai scomparse, immagini gioiose di feste private o pubbliche, carnevali, scolaresche, gruppi festanti di musici o coscritti. Ricordi di un tempo in cui la felicità era fatta di piccole cose. Il progetto, realizzato dalla Società di Mutuo Soccorso Agricola Operaia, si propone di far riaffiorare le memorie del passato, senza tralasciare qualche riflessione sul fluire inesorabile del tempo, sul susseguirsi delle generazioni e dei diversi stili di vita. Nel cuore della frazione, Piazza della Fontana, la Art Gallery Peter Satenia rappresenta uno spazio dedicato alla cultura e alla creatività. Tutte le strade del percorso fotografico sono accessibili e comodamente percorribili. Nell'abitato e sul territorio circostante non mancano i punti di interesse: l'antico mulino settecentesco, la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro Paolo, il parco dedicato alla dottoressa Marina Rovetto, la Casa della Musica, nata a inizio Novecento grazie al lavoro e all'impegno di tutta la collettività, e le belle cappelle dei boschi, Sant'Antonio e Santa Croce. La frazione è nota per essere sede dell'Accademia Musicale del Piemonte. Da febbraio a luglio, Melos Musica, che vanta un'esperienza quasi ventennale nel campo formativo musicale di alto livello, propone a Muriaglio corsi intensivi e masterclass musicali con docenti di fama internazionale. Gli allievi, selezionati tra i vari conservatori, ricevono una borsa di studio dalla Peter Satenia Foundation.